circuito di oggi, anche oggi andiamo a lavorare sia sulla verticale sia sul rinforzo del core e dell'addome. Andiamo a effettuare 4 esercizi diversi. Il primo esercizio l'abbiamo già visto precedentemente, sono gli scapular push up dalla posizione di verticale di pancia. Quindi salgo con il nostro solito wall climb, vado a posizionarmi con le mani vicino al muro, attivando l'addome, bloccando bene i gomiti, vado a lavorare solo di spalle, quindi effettuo delle spinte utilizzando solo la spalla, mantenendo il gomito bloccato. Secondo esercizio, andiamo sempre a fare la nostra verticale sulla testa con l'aiuto magari di un tappetino o di un appoggio e andiamo a fare delle salite. Possiamo scegliere se fare la salita sia a gambe piegate, quindi piego e stendo, oppure a gambe distese. Quindi vado a posizionarmi, porto il bacino in linea, attivo bene i gomiti avvicinandoli fra loro e scelgo la modalità. Gamba piegata, estendo, altrimenti passo a gamba tesa, raggiungo la verticale e ritorno. Terzo esercizio, andiamo a lavorare sul rinforzo del core e andiamo a fare dei via. Posizione di partenza, sempre posizione di hollow, vado a chiudermi portando le mani e i piedi verso l'alto. Versione un pochino più semplice, vado come solito ad alternare gamba destra e gamba sinistra. Quarto e ultimo esercizio, andiamo a fare dei reverse crunch però a gambe distese. Quindi possiamo scegliere se posizionare le mani lungo i fianchi o dietro la testa, che è un pochino più complicato. Mantengo le gambe distese verso l'alto e semplicemente vado a toccare dietro la testa e lentamente ritorno in posizione perpendicolare con le gambe. Posso farlo anche a braccia alte, tocco e ritorno controllando più possibile la fase di discesa. Come andiamo a lavorare? Andiamo a fare delle ripetizioni 30, 20, 10. Quindi, primo esercizio, 30 spinte di spalle, 30 salite alla verticale, 30 V-up e 30 reverse crunch. Poi vado a ripetere 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 10. Cerchiamo di non fare un lavoro for time, quindi non di velocità, ma cercare sempre di lavorare sulla qualità del movimento. Quindi spezziamo quante volte abbiamo bisogno ciascun esercizio, ma cerchiamo di portarlo a termine con la tecnica migliore possibile.